Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, come promesso nell'ultimo video di Rush Duel, siamo qui con il set base, praticamente, con l'hob di un gioco che tenta di fare gli stessi soldi di Yugi, ma che probabilmente non ce la farà mai. Però hanno deciso di sfruttare il trend del drago bianco. Ha messo a fuoco No, siamo ancora a fuoco noi! Come hanno detto. E tenta, ovviamente, di sfruttare ancora il trend del drago bianco per fare soldi. Infatti, questo box, rispetto a quello che abbiamo aperto l'altra volta, costa di più. Ovviamente, ragazzi, però, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jackstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il link del loro store e il mio codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Will e Digimon, trovate il link di Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, hai visto? Bella sta dissolvenza. Sì. Allora, bisturi. Grazie, dottore. Io ho molto hype per questi prodotti Rush Duel. Cioè, non perché li giochi, per carità, però. Impariamo a giocare a Rush Duel. No, ma poi mi devo pure ricordare gli effetti della merda in giapponese. A parte che i pacchetti sono bellissimi. Dovrebbero essere 15. Un pacchetto qui che sarà l'ultimo. Anzi, okay. Il pacchetto questo c'è la full art. Del drago bianco, poi. Sì. Vado io. Vai, vai. Tanto ci sarà molta roba dei set vecchi. E ridisegnata. E poi roba fizz per noi. Ah, e bambine, ovviamente. Allora, okay. Prima bambina per i giapponesi. Un'altra bambina. Sì, palesemente. Ho detto che c'era roba un per serpente. Noi. Un serpente. Bello, buco nero. Secondo te se vado all'evento con questo mi fanno giocare? Sì. Io da judge se farei giocare. Il nostro braccio, prima che te lo spacco. Sei troppo grosso, Sì, devo far spazio agli enormi muscoli. Ai miei muscoli. Bambine che piano il tè. Altre bambine, sempre per i segaioli. Questo è un bambino, però. No, che belle subito, le secret. Subito. Secret rare. No, ragazzi. Secret Rare, è tipo Secret Parallel, capito? Questa è la Valchiria del Mago. Però la trappola non la metterà mai a fuoco, brillano troppo queste carte. Non le metterà mai a fuoco, eccola. No ragazzi, a parte la fogliatura è incredibile. Io voglio delle carte di Yugi così. In più l'artwork è senza senso. Bustare. Voto da 1 a 10. Allora, secondo me è un bell'otto lo meglio. Non mi piace perché è trappola. Cioè quella che abbiamo sbustato nel set prima. Boh sì, è carina, ma solo perché è Secret. Se non fosse stata Secret sarebbe stata un me. Ah. Cioè è bella la Valchiria, per carità. Cosa c'è? Uguale. Ah, oddio, escono così. Sì, lo sai che escono in entrambe le versioni. Poi sto coso. Una spada. Una spada, serpente. Una ultra. Sì. Va bene. Buco nero bellissimo. Beh no. Buco nero bellissimo. Anche l'altra. L'unica cosa è che non so se su Car Market c'è la sezione Rush 2. Non c'era la sezione Rush 2. Perfetto. Mi pare. Allora. Ci avrò un mucchio della roba di Rush 2 da dar via. Danger. Maga nera, no, è la Valchiria. Supporto da dune. Questo l'ho già visto. Mai visto. Tipo una roba che base del genere c'è pure su Swordsoul. Dici? Non è per me mare, mi sembra di averlo già visto. Ho trovato la collector. Non è vero. No, hai trovato la collector. Io stavo scherzando. Hai trovato la collector davvero, l'ho vista. Allora, carta a caso. Bella questa carta bambina. Carta a caso. La full art. Bellissime le full art. Pare uscita dai Pokémon. Sì. Questo è un allenatore. Palese allenatore. Bellissima. Però ci starebbe se le facessero così anche da noi. Ovviamente non così tamarre. Però bellissime le full art. Yu-Gi-Oh c'ha bisogno di full art. Cioè la cosa particolare è che è la stessa azienda che produce entrambe le cose. Non mi far parlare. Ed è lo stesso gioco, Non mi far parlare della Konami, guarda. Ti odio, Konami. Non è vero. Anche perché sennò non sarei qui. Supporto Cyber Drago. Questo lo vedremo tra poco nel merito. Mecha bambina. Supporto Cyber Drago. Questa è tutta roba che dopo risfrutteranno più avanti, Questo è palese il supporto Cyber Drago. È una bambina. Io Cyber Drago non l'ho mai portato sul canale tuo, no. Ah, perché non c'è Therion. Appena ristampa di Therion ti porto Cyber Drago. Mi porti un bordello di liste. Oh, guarda un po'. Altro un altro Cyber Drago. Lo facciamo ibrido Rush Duel. Non sappiamo che effetto c'ha. Allora, cosa è caso? Ma questo è un bianco. Questo è proprio giù al pare anche quasi un bestial, se vogliamo. Lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. No ragazzi, ecco, come convinci la gente a giocare a Rush Duel? Così? Così, mettendo le carte filtro. Praticamente l'hanno zoomata e l'hanno ridisegnata, basta. Perfetto, perfetto, perfetto. Sì, a sto giro ti sto a fa il culo, Questa, sì, a sto giro stai sbustando un sacco di carte. Hai sbustato la full art, quindi non è che posso. Vabbè, io. Se trovi la maga nera, la mettiamo in ginocchio. Un altro bestia l'OBA che non metterà mai a fuoco. Guarda quanto è figo, guarda quanto è grosso. Sì, mio padre infatti. Pensavo che dicessi come il mio cazzo. No! Non sono così volgare. Un'altra roba Cyber Drago. E una bambina. Dai, basta con le bambine. Vediamo che sei single però. Ragazzi, per l'1% di pubblico femminile. Te c'hai anche pubblico femminile? L'1% anche meno. Orca. Quindi vuol dire che qualcuno c'è. Ciao bambine. No, ciao ragazze. Il mio pubblico va dai 18 ai 35, quindi
potrebbe essere una ragazzina dell'età giusta. Anche quello potrebbe essere un supporto Cyber Drago. Ma che cazzo stai a dire? Ma non si capisce in cazzo, ma che cazzo è? Cioè, ma io non capisco perché fa la... Guarda. Fa nella foglianatura su tutta carta, così non si capisce in cazzo. E te non sai se sei contento di quello che stai sbusta o no. No, me ne frega niente, come quando sbusta la roba già. Proto Cyber Drago. Bello, dai, ridisegnato. Bello. Da come so, la roba vecchia è ridisegnata da Kazuki Takashi quando era vivo. Adesso non è più vivo e non può ridisegnarle. Escimi qualcosa dei Fields, dai. Qualcosa che mi gaso. Hai trovato un Proto Cyber Drago. Ma qualcosa dei Foil che mi gaso. Niente. Guarda, dopo dicono perché è pieno dei maniaci in Giappone. Cazzo, fai carte del genere. Quelli non scopano. Prende forza, su. Come un vero uomo. Grazie, papà. Ecco, ferma. Via. Questo è circolare. Vabbè, ma no. Carte del merda. Dai, su. Te li carichiamo un attimo. Questo è un angel. È vero, pare... Altra bambina. Mi sa che la roba buona l'ho spostata tutta. Beh, oh, tutto sommato... C'è rimasto il pacco del meraviglia. Incredibile come sta roba può valere 0, può valere 100. Non lo sapremo mai. Non so, boh, ebay. Ah, vabbè, mi sfuggite. Un'altra bambina, ecco. Qua abbiamo detto che c'è la l'ultimo full art. Pack, ma la full art l'abbiamo già trovata, quindi non può essere lì la full art. Questo, supporto Cyber Drago. Vai. Bambine. Un elfo. E una ultra. Un angelo con delle bambine. Te dirò, cosa ne pensi del set base? La full art è incredibile. Io spero che le full art le mettano su Yu-Gi-Oh! Sì. È che un layout del genere... Ma il fatto è che non è full art tutta... Un layout così non me lo riesco a immaginare full art. Non lo vedrete mai voi da casa. È servitore del teschio. Mentre avendo la carta che è tutta disegnata diversa adesso, a me piace full art. Cioè, ce la vedo. Allora, il fatto è che tu non devi pensare alla full art come tutto l'artwork. Ma se c'è una gamba... Che esce un po', una gamba che esce. Tipo quelle carte dei Pokémon che costano una fracca e mezzo. Sì, sì, sì. E quindi, boh... Dai, lavoriamoci un pochino. Togliamo sta foglietta che anche no. La foglietta su tutta la carta che non si capisce un cazzo, per favore. Pare di vedere le holo reverse dei Pokémon che viene a sboccare. No, no, aspetta, c'è roba peggiore. Delle holo reverse non c'è peggio. Sì, io ho visto carte di Wish che sono uguali a queste. Ah, vabbè, carte di Wish. La foglietta è questa. O le carte di Pokémon che compra il mercato. Hanno la stessa foglietta. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Fateci sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di Rush 2, di queste carte, e se effettivamente proverete a comprare questa roba su Amazon Japan o su eBay. Mettete tanti dislike per prodotti che non sono italiani. Ok, ragazzi, provate a fare una roba del genere, vi prendo pisellato in bocca. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.